Ciao da Alex Pierro, bentornati su Gem TV. Oggi nei nostri studi sono venuti a trovarci Cisco, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani, ex membri dei Modena City Ramblers. Ci hanno presentato il loro nuovo lavoro, I Dinosauri, e tra una chiacchiera e l'altra ci hanno raccontato come è nata l'idea di questo progetto e ci hanno fatto ascoltare in anteprima alcuni brani di questo disco. I Dinosauri sono prevalentemente tre amici che si ritrovano a fare delle cene insieme e decidono di raccontare la propria storia, di farlo nell'unico modo veramente che sanno fare, cioè quello di scrivere canzoni, suonarle e farci un disco. Veramente in amicizia e condividendo la storia della nascita delle canzoni stesse. Quindi raccontare quello che è stato gli nostri anni insieme nei Modena City Ramblers, le cose che ci hanno allontanato dal progetto e noi in prima persona. Da sempre c'è un dilemma di portata epocale, sapere in fondo cosa è giusto mettersi a cercare. È un disco che parla di crescita fondamentalmente, di crescere dal punto di vista individuale e anche dal punto di vista collettivo. Figlio di mignotta. È un disco molto scarno in cui abbiamo tolto anziché aggiungere, quindi non abbiamo messo elettronica, ritmica, veramente il minimo indispensabile. O invece se sia meglio accomodarsi sul mercato e venderla al demonio contrattando un certo prezzo. Siamo noi, le nostre storie senza sovrastrutture, ci sembrava importante raccontare questo in un modo antico, appunto, senza voler strizzare l'occhio a niente, a talent, alle radio. È la nostra storia, siamo questi, siamo antichi, siamo probabilmente demodè, fuori tempo, va bene, questa è la storia da cui veniamo, in cui ci riconosciamo. Quindi rimane questa amletica incertezza, se vale meno l'operaio della maglietta, se meglio un nuovo sud gigante da sfoggiare. È cambiato il modo di fare musica, è cambiato tantissimo, io un po' mi ci perdo, vedo tutta questa gente con le cuffiette alle orecchie e mi chiedo cosa stanno ascoltando e se davvero stanno ascoltando qualcosa. A me sembra tutto un rumore di sottofondo. Ho un pezzo d'Amazzonia, un cielo azzurro da salvare, un balzo verso l'infinito, un tasso fisso e garantito. Forse il passaggio più importante è stato quello di scegliere, sì, dall'inizio, il fatto di fare un disco folk, un disco fuori tempo assolutamente, che però ha la capacità di distinguersi in questo rumore continuo di proposte, diciamo così, abbastanza tutte omologate, che vanno verso un suono, come diceva Giovanni, da radio. Questo è un disco che magari sentiranno in pochi, però se per caso ti capita di sentire una canzone come qui, dove c'è una chitarra che porta, una fisarmonica che fa una solo, ed è un pezzo folk, perlomeno si distingue. Ecco, partiamo da questo concetto. Per me questa è la forza di questo progetto dei Dinosauri e non è venuto a caso, è stato proprio ragionato e pensato. Sai cosa facevano i dinosauri? Sai cosa facevano i dinosauri? Vivevano senza cellulare. Noi veniamo dalla storia dei Modena City Ramblers e siamo, credo, quelli che hanno inventato il termine combat folk, quindi è ovvio che ritrovandoci dopo tanti anni partiamo dalle cose che abbiamo condiviso. Però adesso combat vuol dire un'altra cosa, cioè non stiamo più scendendo nelle piazze per cambiare il mondo, abbiamo un po' cambiato noi stessi, abbiamo costruito piccoli progetti autosufficienti che vanno avanti, che creano felicità nella loro piccola scala. E adesso il combat è un po' questo. Il folk invece rimane. Il folk ci serve ancora, come ci serviva 20 anni fa, perché il folk è il momento in cui tu stai trasmettendo le informazioni e la cultura da una generazione all'altra.
quando abbiamo cominciato a fare musica, noi avevamo 25 anni e avevamo molta voglia di questa cosa, di riannodare i fili col passato. E adesso ci sembra che abbiamo bisogno di riannodare i fili col futuro, cioè di raccontare le storie del nostro tempo alla generazione dei nostri figli. Quindi combat sì, ma in un senso un po' diverso, folk assolutamente. Guardavano soltanto 6 canali. Ecco qualche foto messa su pellicola, non erano nemmeno digitali. Quant'anni uno più o meno ha imparato a fare i conti con la sua vita, con le cose che voleva fare? Alcune le abbiamo realizzate, alcune in parte, alcune per niente, alcune ci stiamo ancora provando, e uno comunque insomma prova le... tira le somme di quello che è riuscito a fare, e poi dopo la risposta è ovviamente individuale. Noi ci abbiamo provato, che dire, generosamente, e le mie personalmente sono positive. Gridano prediche i falsi profeti, grida la folla allo stadio, dappertutto c'è gente che vende emozioni. Le mille cazzate che abbiamo fatto, nei tanti errori che abbiamo commesso, comunque penso sempre che l'averci provato sia fondamentale. A due passi da me, è qui, a due passi da me. La nostra generazione ha perso, non c'è dubbio, cioè gli obiettivi che ci eravamo dati li abbiamo sbagliati tutti. Però 20 anni dopo, paradossalmente, abbiamo vinto su fronti che non erano nei nostri obiettivi. Abbiamo costruito delle belle famiglie, abbiamo costruito delle imprese, abbiamo tenuto duro in qualche modo, abbiamo salvaguardato una certa qualità del dibattito pubblico anche, e continuiamo a farlo ogni giorno. Siamo delle persone belle, secondo me. Io guardo i miei amici dinosauri, e dico, ma guarda, alla fine, nonostante tutte queste batoste, guarda che belle persone che sono venute fuori. Ho raggiunto paesi di fango e di sassi, attraverso montagne e brughiere. Abbiamo raccolto i soldi per fare questo disco attraverso una cosa poco da dinosauri, cioè il crowdfunding, il sostegno attraverso la rete dei fan. È qui, a due passi. In questo senso è un progetto collettivo, perché c'è della gente che ha voluto bene e ha creduto in questa storia, che è l'unico modo per fare musica adesso. Nel 1998 i Modena City Ramblers hanno aperto il sito internet. Eravamo tra i primi della nostra scena, quindi attenzione! Antichi nel linguaggio musicale, ma non per questo antichi rispetto alle nuove tecnologie. Secondo me noi abbiamo adottato quella tecnologia lì subito con grande naturalezza, perché è una tecnologia che mette le persone insieme. Cercano gli uomini, cercano tutti, il ladro, il ministro, il banchiere. I Modena City Ramblers non sono mai stati un gruppo nel senso tradizionale del termine, sono sempre stati il centro di una comunità, di relazioni. Ho bruciato la mappa che porta al tesoro, perché è quello che voglio davvero. Ciao a tutti amici di Gem TV, io sono Cisco, qui con me c'è Alberto Cotica e Giovanni Rubiani, siamo i dinosauri, veniteci a trovare dal vivo o ascoltate le nostre canzoni, vi aspettiamo, ciao a tutti.